Ciao a tutte e a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo non sarà il makeup haul che vi avevo promesso, ma in questo video volevo farvi vedere le novità, sempre riguardanti il trucco, però che mi sono state inviate dalle aziende. E io non so, cioè vorrei provare a fare il calcolo del totale, del prezzo di tutte queste cose messe insieme e poi ve lo scriverò nel titolo perché sono assurde. Alcune cose le ho già provate, altre le devo ancora provare, però ci tenevo tanto a farvi vedere. E inizio proprio con le cose che mi sono state regalate ai NYX Face Awards. Se non avete visto il vlog, vi siete persi una grande, grande cosa e ve la linko nella scheda info. Praticamente all'ingresso ci hanno regalato questa bustina, appunto con scritto, vabbè, NYX Professional Makeup, e qui sotto Face Awards Italy, troppo carina. E praticamente durante questi, appunto, Face Awards, questa serata, ci sono stati diversi giochi che potevamo fare con i quali si vincevano le cosettine. E quindi vi faccio vedere, ho vinto questo profumo di Tezen, che è uno degli sponsor, l'Eau de Toilette Silver, ed è troppo carino, guardate, è fatto a forma di gattino. Appunto silver, invece Giulia ad esempio Quimby l'ha vinto rosa. Poi ci stava all'interno della bustina questo specchietto di NYX. Poi ho vinto sempre a uno dei giochini questi due pigmenti che in realtà sono lo stesso colore, quindi uno lo metterò nella busta che praticamente sto creando per il giveaway futuro. Questo qui è il pigmento numero 07 Brighten Up. Perché ogni volta che registro mi si deve chiudere la finestra? E l'ultima cosa che ho vinto è questo Duo Chrome. Non avevo mai provato nessuno dei Duo Chrome, Duo Chromatic, che sono praticamente degli illuminanti. Questo è a base aranciata, quindi sta meglio sulle pelli più scure della mia, olivastre o comunque addirittura molto scure. Però è molto carino lo stesso. Ed è lo 05 Sintetica. Poi ho vinto anche questo, che non è mega apposo, ma è troppo cuccioloso, lo tengo sempre lì sulla mensola, ed è appunto l'orsacchiotto rosa con la magliettina dei NYX. Questo in realtà, se avete visto il vlog, sapete meglio la storia. E qui ci ho attaccato il braccialettino che ci avevano messo all'ingresso. E sempre se avete visto il vlog saprete la storia di questo beauty case qua, eccolo qui, sempre con il logo NYX, ed è tipo tutto pitonato, insomma, di finta pelle naturalmente. E all'interno troviamo tutti i prodottini, in più al beauty case, che comunque è fatto benissimo, cioè qui c'è il reparto pennelli, poi è super 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 capiente, vi faccio vedere tutte le cose. Allora, c'è questo pennello che anche questo penso vi metterò in palio per il giveaway perché io già ce l'ho, è quello del fondotinta. E poi ho trovato quest'altro che è il numero 23. Ve lo apro, è fatto in questo modo, guardate che figo il manico. E questo è un pennello da contouring, ancora non l'ho usato. In realtà di questo beauty non ho usato ancora nulla. Poi ho un altro pigmentino, questo qui è viola metallizzato, che è il numero 01 Nightingale, che è una canzone di Demi, quindi proprio nel cuore. Poi ho trovato un sacco di NYX Cosmic Metals, che sono di colori abbastanza ambigui, ma bellissimi. E appunto metallizzati. In realtà c'erano più colorazioni, ma le ho già regalate prima di fare questo video, infatti non ci avevo pensato. Comunque ne erano tipo forse 6 e adesso ne ho 4. Mi sono tenuta questa perché guardate che meraviglia, ve le swatcho anche perché sono una cosa meravigliosa. In realtà non si asciugano, guardate che bell'effetto. Questo è il numero 03, Out of the World, anzi Out of This World. Poi abbiamo questo che è tipo un viola blu, sono tutti iperpigmentati, iperglitterati, no, più che glitterati, appunto metallizzati. E questo era 09 Celestial Star. Poi abbiamo questo che mi piaceva un sacco, è tipo un color khaki molto particolare ed è il numero 11, eccolo qui, Extraterrestrial si chiama, vi ho detto tutto. E l'ultimo invece è proprio un viola fucsia, forse il più portabile, però insomma neanche più di tanto, ed è il numero 05 Asteroid Aura. Tra l'altro ne ho anche altri, dopo ve li faccio vedere che mi erano arrivati con un altro pacco. Poi ho trovato due matite, queste sono due lip liner colorazione marrone e tipo fucsia. Questa fucsia è la 835, questa marrone è l'802. Poi ho trovato una lingerie, oddio, è volata via la lingerie, era numero 21 Delicate Last. Non mi ricordo se ce l'ho, comunque è un bellissimo color grege, sapete quei colori tra beige e grigio, ecco. Poi passiamo alle cose per il viso. Ho trovato due prodotti che ero super curiosa di provare, infatti appena l'ho visto, oh, bellissimi. Si chiama Dose of
Deu sta scritto, ed è un face gloss ed è tipo un illuminante in stick, ha un effetto tipo troppo bello. Questo più che altro è tipo una base per l'illuminante, vedete questo qua. Comunque non vedo l'ora di provarlo. E poi mi hanno dato anche questo Away We Glow, che invece è un illuminante però liquido, c'è questo applicatore troppo figo. Poi una volta applicato, questo qui in particolare è un colore bianco, vedete, quindi è troppo bello ed ha tutti dei riflessini rosa. Anche questo penso, insomma, da solo faccio un effetto abbastanza così. Ed è il numero 01 Liquid Prism. Poi abbiamo 3 No Filter Finishing Powder, quindi sono 3 ciprie di 3 colorazioni diverse. Vi faccio vedere: chiara, media e scura. Questa scura, insomma, sicuramente non potrò mai usarla, quindi la darò a qualcuno. Quella che terrò, questa, per ovvi motivi, che è la 02 Porcelain. Infatti è l'unica che ho aperto, però non l'ho ancora provata. Ho sentito dire un sacco di belle cose, quindi sono curiosa. E poi questo qui invece è la 07, quella Medium Olive infatti si chiama, mentre quella scura, non vi ho detto come si chiama, è Deep Golden 013. E poi ultima cosa, mi hanno dato quest'altro Duo Chromatic, però questo colore forse per me è già un po' più portabile, è tipo un rosa antico, vedete? Non si vede nulla. È questo qui. E questo è lo 03 Crushed Bloom. Quindi queste erano tutte le cose nel beauty. E in più nell'altro pacco che vi avevo detto prima, mi è arrivato forse un mesetto fa, c'era questa pochette, guardate che bella, sempre logata NYX, insomma con tutti i prodottini labbra. E all'interno ci sono i Cosmic Metals, che vi ho fatto vedere prima, però altre colorazioni. E c'è questa palettina, sempre Cosmic Metals. Guardate che colori meraviglia. Questa l'ho già utilizzata, mi ci trovo benissimo. E questa qui è la 01. Quanto riguarda i Cosmic Metals, queste colorazioni che erano nella pochette sono colori molto ma molto più portabili rispetto agli altri che vi ho sbocciato prima. Infatti vedete, sono quasi tutte sul bronzo, nude, eccetera. Però ve le faccio vedere. Allora, questa è la 17 Metropolitan Night, che è appunto proprio un dorato. Eccola qua, guardate che luce. Poi abbiamo questa tipo rose gold bellissima, che è la 16 Crystallized Metal. Io innamorata. Questa qui non la swatcho perché penso la metterò sempre nel giveaway. Comunque la 18 Elite, idem per questa, non ve la swatcho. È la numero 14 Galactic Love. Poi abbiamo questa, che è Retro Harmony, la numero 15, che è sempre un dorato, però rispetto al primo che vi ho fatto vedere è un po' più scura. Ed è questa. E l'ultima penso sia tipo la più chiara, è la 13 Celestial, che rispetto alla prima invece è più dorata, che è questa qui. Ve l'ho messa qui così potete vedere. Quindi questo era tutto per NYX. Poi vi faccio vedere le novità in casa Mulac, che non so se vi avevo già fatto vedere, forse in qualche Get Ready l'ho utilizzate. Se ritrovo il video ve lo linko nella scheda info. Eccole qua. Due sono palettine di illuminanti in crema, che sono queste due, Skin Light 1, che ha i colori un po' più chiari, e Skin Light 2, che invece li ha un po' più scuri. E poi abbiamo questa, che è la Get Rich Quick. Sono tutti illuminanti in polvere, infatti è la mia preferita. L'ho tipo mangiucchiata già, guardate quanto l'ho usata. Vabbè. Quello che ho adesso su è Freaky Doll mischiato Glowy Bunny. Queste sono le colorazioni, vedete, Freaky Doll e Glowy Bunny. Sono i miei preferiti. Contate che mischiandoli l'effetto è tipo... Ah. I primi due hanno una grana più sottile, sono appunto Glowy Bunny e Typical Verve. E poi abbiamo Get Rich Quick, che è dorato, che ha una grana molto più spessa, però insomma non fa effetti strani. E poi appunto questo qui, che è Freaky Doll, che è tipo sul rosa. Io ve li straconsiglio, cioè se amate gli illuminanti, io con quelli di Mulac mi ci trovo da Dio. E se in più prendete questa palettina, la potete portare tranquillamente in vacanza, poi potete cambiare se magari non vi piace un colore, lo cambiate con un altro, è troppo carina. Mentre le altre due vi faccio vedere, la Skin Light 1, che è composta da queste quattro cialde. Questo è Flash, poi abbiamo Glam, Spark e Flare. Io non vado particolarmente pazza per queste
prodotti in crema, ma perché è una scelta mia, non perché mi trovi male con il prodotto. Però questi sono qualcosa di strepitoso. Mentre nell'altra palettina, che è la Skin Light 2, ci sono questi altri colori che sono altrettanto belli. Abbiamo Glowgasm, Mirror, Aurora e Brimmy Bronze. Glowgasm, Mirror e Aurora sono una cosa pazzesca. L'ultimo invece è un po' scuretto per me. E naturalmente vi linko tutto qua sotto, i siti dove potete andare a acquistare le cose che vi sto facendo vedere. Poi abbiamo questo cofanetto che mi è arrivato da Benefit. Guardate che carino, fatto tipo Polaroid. E dietro ci sono tutte le vignettine. Le cose di Benefit sono sempre troppo carine. E all'interno ho trovato i prodotti, sia vecchi sia nuovi, della linea Professional. E ve li faccio vedere uno a uno. Partiamo da quelli base, insomma, che conosciamo ormai praticamente tutti. Questo è il Professional Matte Rescue. Io questi qua non li apro perché li ho già aperti, quindi questi me li tengo tipo di riserva perché sono prodotti top. Poi c'è il Professional, quello classico, e ci sta il Professional Agent Zero Shine, che è tipo una sorta di polverina antilucido, insomma è troppo carina. E il prodotto nuovo è questo, che è il Professional Pore Mineralize Makeup. Tutti questi nomi complicated. Guardate, sotto ha tipo la spugnetta e qui c'è scritto press, perché premete esce il prodotto, che non so se si può vedere. E questo è appunto sempre una sorta di primer. Quindi queste sono le cosette troppo carine di Benefit. E poi ultima, ma non per importanza assolutamente, abbiamo Nabla Cosmetics, che è uscita da pochissimo, quindi se volete andatela subito ad acquistare, con la collezione Predominate. Vi faccio vedere il cofanetto, che contiene i Diva Crime e i Dazzle Liners. Guardate quanto è bello, effetto marmorizzato con questi colori appunto celeste, lilla, troppo belli. Partiamo proprio dal cofanetto, che è composto in questo modo. Questi qua li ho già utilizzati, però non li ho tolti dalle scatoline nulla, perché è troppo bella, mi dispiace un sacco buttarla. Come prima cosa vi faccio vedere i due nuovi Dazzle Liners. Come sapete, nella collezione Goldust è uscito il primo di questi eyeliner liquidi, che era dorato, mentre questi due sono uno bianco, che è troppo bello, vi giuro, e l'altro, che forse è ancora più bello perché è tipo acqua marina. Eccoli qua, ve li swatcho anche perché meritano. Questo bianco si chiama Purity, mentre l'altro acquamarina si chiama Crystal. Non potete capire cosa creano, soprattutto se usati insieme agli ombretti, che adesso poi vi faccio vedere, della collezione. Sono, mamma mia ragazzi, una cosa assurda. Infatti prima o poi, più prima che poi spero, farò sicuramente un get ready dove utilizzo soltanto questi ombretti. Vi faccio un trucco un po' sirenettoso perché ci sta tutto. E poi abbiamo i 4 Diva Crime, che si vanno ad aggiungere agli altri milioni che già ci sono. Sono dei rossetti troppo belli. Allora abbiamo Bohème, Goa, Perfect Day e Reverse. Adesso ve li swatch e poi vi faccio vedere. Tra l'altro il packaging vi faccio vedere che rispetto agli altri è viola. Eccoli qua. A parte la pigmentazione, ma i colori sono davvero troppo carini. Abbiamo Bohème, che è questo nude. Poi ci sta Goa, che è tipo leggermente metallizzato. Poi abbiamo Perfect Day, che è tipo un corallo, un mattone, molto bello. E poi l'ultimo, che è Reverse, che è tipo un lilla. E poi abbiamo due nuove Dreamy Matte Liquid Lipstick. Una è nella versione metal, la prima metal. Allora vi faccio vedere prima quella non metal, quindi insomma quella normale, che si chiama Fetish Move. Praticamente nelle ultime foto, negli ultimi video anche, l'ho indossata molto spesso perché volevo provare se la formulazione fosse cambiata eccetera. Sinceramente mi sembra migliore rispetto alla prima versione delle Dreamy Matte. Però comunque moltissimi mi avete chiesto che colore indossavo ed era questa. In effetti è un colore bellissimo per tutti i giorni, per qualsiasi cosa, ed è infatti uno dei colori che io prediligo sulle labbra, anche proprio come texture, non mi dispiace. Invece l'altra si chiama Antimatter, provata ma per starci in casa, perché non lo so, io non riesco ad uscire con questi colori metallizzati. Però è molto bella, è davvero bella, c'è una punta di rosa salmone, è molto bella, particolare. Ma Nabla, insomma, sulla particolarità si distingue sempre. E poi abbiamo gli ombrettini, praticamente venivano insieme alle palettine che sono uscite di questa collezione. Infatti in una ci ho messo 8 ombrettini pazzeschi, e vi dico i miei preferiti perché sennò se li swatcho tutti siamo qua fino a domani. Naturalmente avrete già intravisto questo, che dai, su, è fantastico. Si chiama Virgin Island ed è tipo la vita. E poi vi faccio vedere quest'altro, che ha Alchemy, anche questo è tipo
un duochrome, vedete? Così è più viola, così è tipo celeste. Li swatcho questi due e li ho già utilizzati naturalmente. Come li ho swatchati? Non lo so, ma non ho più spazio. Questi due sono gli ombrettini e guardate quanto rimane il prodotto. Mentre nell'altra palettina ho messo tutti gli ombretti invece matte. Quindi insomma abbiamo questi qua sul blu e sul viola. E poi abbiamo 4 dei prodotti per il viso. Il mio preferito è questo, che è un blush ed è tipo un arancione molto molto spento. Forse a tratti un pesca direi. E si chiama Habana. Ve lo svuocerei ma non so come fare. Comunque è tipo troppo carino, non lo so, come blush soprattutto sulle pelli chiare sta da Dio. E poi ci sono questi due, che invece sono due shade in glow. Abbiamo questo che è Obsessed, mentre l'altro è tipo un color caffè spento e si chiama Monoi. Anche questi mi piacciono tantissimo. Quindi questo era tutto quello che dovevo far vedere che mi hanno inviato le aziende, tutta zozza. Spero tanto vi siano piaciute e più che altro faccio questi video per far vedere a voi le novità che possono uscire e che magari possono interessarvi. Quindi vi ricordo che vi lascio tutto qui sotto, quello che riesco a recuperare. Intanto vi mando un grosso bacio, grazie per aver visto il video, mi raccomando pollicino in su e iscrivetevi se ancora non lo siete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!